E invece per quel bambino è stata la cosa più bella che gli sia capitata nell'ultimo periodo e che se la ricordino ancora, per me è quella una cosa impagabile. Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo numero del cantiere. In questo numero affrontiamo il tema CRE e in particolare oggi vediamo come l'oratorio può essere casa per le nuove generazioni. E lo faremo con Andrea, che oggi si presenterà in una maniera un po' particolare. Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, ho 24 anni e sono un giovane dell'oratorio di Stezzano. Nella vita studio infermieristica e ho praticamente vissuto per la maggior parte della mia vita, più o meno dagli 8 anni in poi, in oratorio, in vari modi. Se penso a un ricordo del CRE che mi ha formato come persona, penso al 2016, quando ero animatore nel CRE Per di qua, e abbiamo fatto questa attività per cui ci siamo trovati, ogni singolo animatore, con un gruppetto di bambini e presentavamo dei nostri oggetti per presentarci ai bambini. Questa cosa mi ha colpito perché dà una dimensione di vicinanza nei confronti dei bambini, per dirgli: io ci sono, io sono così, io sono una persona normale, non sono lontanissimo da te. E hai detto appunto che sei un po' formato del CRE nell'oratorio, sì. Quindi hai sicuramente dei bei ricordi che ti porti dietro. Ma se tu dovessi pensare al perché hai scelto di fare il CRE? Allora, perché ho scelto di fare il CRE? In realtà, se proprio devo essere sincero, non ho scelto di fare il CRE. Nel senso che io devo ringraziare la mia santa mamma e il mio santo papà che un giorno, quando ero più piccolo, ha deciso: bene, tu vai a fare il CRE, punto. Che tu voglia, che tu non voglia, tu vai. Obrigado. Esatto, obbligato sia per necessità lavorative loro, che quindi riuscivano a tenermi a casa, sia per una loro scelta di dire: ok, è una cosa bella, ti può dare qualcosa, un'impronta per la tua crescita, e quindi hanno deciso di mandarmi. Mentre quando ho deciso di farlo effettivamente è stato quando sono stato animatore, nel senso che lì ero lucido mentalmente, quindi avevo potere di scelta e ho deciso volontariamente di fare il CRE perché mi sembrava giusto e ripagare quello che gli animatori, ai tempi in cui ero un bambino e anche i coordinatori, hanno fatto per me. Mi hanno dato un'educazione, mi hanno insegnato ad avere un modo di comportarmi con gli altri, di convivere con loro nelle difficoltà, nel bene, nel male, ma è una cosa che tuttora io sono convinto di non essermi sdebitato con l'oratorio. Okay. È una cosa con cui convivo ancora e che non penso passerà mai. Ecco, e l'estate per un giovane, per un animatore, è forse il momento più aspettato, più atteso, perché il CRE, comunque sappiamo, lascia veramente dei segni indelebili. E però se tu dovessi pensare a qual è il valore proprio aggiunto per un giovane come te, come me, come chi ci sta guardando, di decidere di passare l'estate e il CRE in oratorio, qual è quel valore in più? Secondo me è per tutto quello che ti lascia, nel senso che tu sei in grado, se hai passato un po' di anni in queste esperienze, di avere una lente con cui guardare queste esperienze e sapere che ti lasciano qualcosa. Nel senso che un elemento che a me ha sempre colpito è come dopo il CRE, magari gli adolescenti, i bambini, ma anche i genitori, a me è capitato qualche volta anche i genitori, mi fermano, mi salutano, mi riconoscono loro, io ho una memoria che fa pietà, però loro mi riconoscono, mi fermano, mi chiedono come sto, io magari, se capisco di chi sono magari i genitori o chi sono i bambini, che magari sono cresciuti nel frattempo, perché mi fermano anche a distanza di anni, è impagabile, nel senso che rimanere nella memoria di qualcuno. Sapere che tu magari a distanza di anni magari hai fatto una cosa che a te sembrava insulsa, magari che può essere magari che hai dato una doppia razione di merenda, sì, a un bambino che magari aveva un pochino più fame di qualcun altro, e invece per quel bambino è stata la cosa più bella che gli sia capitata nell'ultimo periodo e che se la ricordino ancora, per me è quella una cosa impagabile, nel senso che è il motivo per cui faccio anche l'educatore catechista durante l'anno, perché è quello che ti lascia più, è tutto quel ripagamento non materiale che ti lascia e che ti rende più ricco. Mm-hmm.
Sì, quello, il sapere di aver lasciato un segno anche piccolo in bambini che poi magari quando crescono si ricordano, e in effetti è proprio, è una bella sensazione. E a proposito appunto di bambini, quando io penso al Cream mi viene in mente proprio tutta la tematica dei destinatari, cioè il farlo per qualcun altro. E al Cream però non sono solo i bambini, ragazzi, i destinatari. Tante volte ci capita di avere come destinatari qualcuno di un po' più grande, magari anche di un po' più difficile. E quindi da coordinatore, quindi da uno che ha uno sguardo un po' più ampio, com'è vivere quell'ambiente, com'è essere l'occhio che guarda anche agli animatori? Per me è tutto un grande percorso, non c'è la fase animatore, coordinatore, per me è il CRE proprio. Quindi se io parto dalla parte iniziale, che sarebbe quella dell'animatore, diciamo, io sono destinatario e sono eternamente grato al mio vecchio curato, Don Andrea, e all'educatrice che l'ha affiancato, che si chiama Silvia, nella formazione, perché sono loro che mi hanno dato tutte le basi e che tuttora io utilizzo nell'approcciarmi con i ragazzi, con i bambini, con gli adulti, ma anche nella mia vita. Io con loro sarò in debito a vita. Mentre se penso da coordinatore, mi sento destinatario rispetto alle piccolezze, nel senso, come ho detto prima, dei ragazzi che mi incontrano, ma anche semplicemente il fatto che ti facciano un gesto nei tuoi confronti, ti ringrazino per qualcosa. Io sono molto sensibile su queste cose, nel senso che è un'arte che ho affinato nel tempo, nel senso che non è una cosa che ho sempre notato, però col passare del tempo e anche facendo un determinato tipo di percorso ho capito che la capacità delle persone sta nel ringraziarti nelle piccole cose. Quindi una margheritina data da un bambino, quando ti fanno magari un disegnino, oppure quando un genitore arriva e ti ringrazia per avergli tenuto il bambino, per aver detto grazie oggi, si è divertito oggi, quando è arrivata a casa dopo pranzo e ha parlato di come è andata, di come ha vissuto oggi. Quindi secondo me sono ancora destinatario per quello, e poi anche per la formazione, perché in realtà non si smette mai di imparare, nel senso che io magari qualche volta riconosco, qualche volta la formazione, dico mamma mia la formazione ancora, però in realtà ogni volta magari non assimilo più tanto quanto prima. Cioè, non tutto. esatto, però c'è quella cosa che dici, ti magari ha detto quella cosa che l'avessi ascoltata tipo 10 anni fa, dico, boh, magari ero lì a scaccolarmi, mentre adesso sono lì ad ascoltarlo in modo attento. Sì. La saggezza sta nel riconoscere questa cosa, che non si smette mai di imparare, perché se affermi di aver già imparato tutto e di essere a posto, dici, c'è qualcosa che non quadra. Esatto, sì, questo sono molto d'accordo, la formazione, nonostante tutto, nonostante un sacco di esperienze, il CRE, cioè alla fine sei in oratorio da quando sei piccolissimo. Esattamente. Quindi formazione, questo e quell'altro, la bici dell'animatore l'hai sentito tantissime volte, c'è sempre qualcosa che ti porti a casa. Esatto. Che poi magari adesso dal coordinatore capita che quando fai la formazione agli animatori sei tu a dover dare l'ABC, esatto, a loro, e magari non te le ricordi neanche te qualche volta. Sì, panico, però tutte le volte, anche quando sei il formatore, sempre comunque qualcosa ti porti a casa da loro, perché hanno una ricchezza incredibile, anche se tante volte magari non se ne rendono conto. Anche solo nel fare la fantasia, nel fare le domande stupide, esatto, ogni tanto ti diverti, però senti, mamma mia, come possono aver partorito una domanda del genere. E a proposito appunto di tutto quello che è il CRE, che è quel, appunto quel mese e mezzo, mi viene da chiederti dopo il CRE, che cosa rimane a un giovane, cosa rimane a qualcuno che quel CRE l'ha vissuto? Allora, io tutte le volte che finisco il CRE, da quando l'ho iniziato da bambino a quando lo faccio, tuttora che lo faccio come coordinatore, la fine del CRE equivale a un vuoto. Nel senso, a me lascia sempre un vuoto. Io non so definirti che cosa sia quel vuoto, e dico la farfalla allo stomaco, quelle cose lì un po' strane. Però non è sicuramente questo il caso. È un vuoto che senti perché è finito qualcosa che, nonostante sia una cosa che tu fai tutti gli anni, ogni anno è diverso e ogni anno ti dà qualcosa. E il fatto, a me, la cosa che mi lascia ogni volta è il sapere che tu hai passato un mese e passa, secondo te anche la formazione,
con dei ragazzi e con gli altri giovani della tua parrocchia, della tua comunità, e che hai visto, almeno parlando per me, più dei tuoi genitori per quel periodo, sì. Perché io è più sì, il tempo, esatto, puoi. Faccio prima a portarmi il sacco a peli in oratorio e risparmierei anche sulla bolletta probabilmente. Però il fatto che quelle persone lì che tu hai visto per tutto questo tempo, magari poi a fine cre passano e prendono le loro vie, nel senso che ritornano a fare i loro studi, il loro lavoro, e tu magari poi non li rivedi fino all'anno dopo, oppure magari dici vabbè ci vediamo l'anno dopo, e poi l'anno dopo magari per un motivo o per l'altro giustamente non ci sono più. Quello a me dà un senso di malinconia incredibile. Se però penso a qualcosa di un po' meno triste, perché vedevamo che non vogliamo far piangere chi ci guarda e chi ci ascolta, qualcosa di un pochino più pratico, le magliette sicuramente, le mie sante magliette da animatore, da coordinatore, che tutte le volte poi rinnovo. Esatto, io ho un cassetto apposta in cui ho tutte le maglie da animatore e coordinatore. Queste secondo me sono un bellissimo ricordo, perché ti fanno capire cosa hai vissuto, nel senso che ti accomunano, nel senso che a me viene in mente, allora come oratorio noi non è che abbiamo fatto molte attività con gli altri oratori della Bergamasca, okay. Quindi però per esempio anche solo quando facciamo delle attività collaborative, oppure semplicemente quando siamo semplicemente tra noi del nostro oratorio, vedere che sono tutti con la stessa maglia, con gli stessi pantaloncini, così ti dà un senso di famiglia che anche quello per me è impagabile. Sono belle esperienze che ti accomunano, ti rendono famiglia, e poi però ti lasciano quando finisce un po' quel vagone da cavolo. È finito anche quest'anno, speriamo di rincontrare l'anno prossimo, perché poi tu cerchi di tirarli dentro anche poi nel percorso invernale. Esatto, poi dai, ci vediamo alla festa del paese a servire, ci vediamo al percorso degli adolescenti. Però poi la vita è quello che è per tutti, e quindi spariscono. No, non è vero, la maggior parte poi vengono, alcuni devi un po' andare con la canna da pesca a prenderli, tipo Tony. Però no, comunque sì, è una quotidianità che vivi, una bolla, poi quando quella bolla scoppia non sai più bene neanche cosa fare, magari parti per le vacanze ma non è più la stessa cosa. Ah, sapere sì. Che non ti alzi per andare al cre, che non senti l'inno 4 volte al giorno. Mamma mia, no, ti rialzi i primi giorni e lo senti comunque, esatto. Nonostante non vada. No, scusami, mi è venuto in mente con un'altra cosa che secondo me è molto importante, che lascia. È una cosa che io faccio da un paio di anni, nel senso che quella però non è una roba di oratorio, è proprio un'idea mia, perché secondo me è fondamentale per gli animatori e nel gruppo classe, è appunto fare gruppo tra di loro, perché magari è tutta gente che magari è a scuola, però neanche troppo, perché facendo superiori, scuole diverse non è che si vedano più di tanto, è il fare gruppo. E una cosa che di solito faccio io ogni anno quando finisce il CRE è stampare una foto, nel senso che li obbligo tutti indistintamente a fare una foto di gruppo i primi giorni del CRE, tutti insieme. Poi io nel corso del CRE vado a svilupparla, e di solito dietro con la firma, anche se siamo in due coordinatori, la firmiamo tutti e due con scritto grazie per essere venuti, siamo fieri di voi, via dicendo. E tipo l'anno scorso gli avevo rilasciato anche insieme alla foto una striscetta con su uno stralcio di storia, non so se tu hai presente, non sto qua a raccontare, chi se la vuole se la cerca, perché è famosa, famosa, quella della storia del colibrì e del leone. Sì. Ok, è presente quella, sì. Del io faccio quello che riesco. Esatto, ok, sì. Esatto, ovviamente non gli ho stampato un po', esatto, tutta la storia, gli ho stampato le prime 4 righe, però di solito gli davo quello stralcio di storia e il testo, e è una cosa che faccio da un paio di anni, e tutte le volte mi ringraziano perché dicono ah sì, io ce l'ho, quando mi vedono sì, io ce l'ho ancora appesa insieme alle foto dei miei amici, però c'è anche quella. E secondo me è una cosa fondamentale, perché serve anche le foto, secondo me, stampate sono passate un po' in sordina. Moda, sì, esatto, sì. Ma io sono uno molto demodé, vecchio stampo, e queste cose qua le faccio ancora, perché secondo me sono un passaggio fondamentale che danno per scontato, ma che in verità non sono scontate per nulla.
E abbiamo parlato di un sacco di cose di questo sì. Cree, adesso non si vede l'ora di cominciare, che ebbene comunque sì. È dietro l'angolo. E quindi io penso a tutti i giovani che ci stanno guardando mm-hmm. e che appunto magari hanno preso anche qualche spunto, che tu dovessi provare a pensare a un augurio da regalare, da dare a questi futuri coordinatori. Cosa daresti a loro? Magari cominciando proprio con cari coordinatori e poi il tuo augurio a questi giovani. Caro educatore, che tu sia della valle, dell'Interland Bergamasco, della bassa pianura, del lago, non sei solo. Le tue difficoltà, i tuoi pregi, i tuoi difetti, li abbiamo tutti, per un motivo o per l'altro. L'augurio che ti faccio è di saper cogliere le piccole gioie che la vita ti fornisce ogni giorno. C'è un passo di un libro di un autore che a me piace molto, che è Paolo Coelho, che dice che lo straordinario risiede nel cammino delle persone comuni. Quindi ecco, sappi cogliere le piccolezze della vita, perché sono quelle che ti fanno apprezzare questo impegno e questo lavoro che tu fai per la prima volta o che decidi di fare ogni anno. Detto questo, abbi cura di splendere e quindi buon cre. Bene, grazie mille Andrea per questa chiacchierata. Penso che la tua passione e il tuo amore per il CRE, e non solo, ma per l'oratorio e per tutto quello che ti ha dato, si veda, si percepisca tantissimo, e io spero che anche quei coordinatori magari un po' indecisi, gli animatori un po' sul vabbè, ma chi me lo fa fare, ne vale la pena, io spero che dopo questo video si siano veramente convinti che il CRE ne vale la pena. È stancante, è faticoso, è sudato, ma è una meraviglia, quindi veramente grazie per questa chiacchierata, è stata molto piacevole. E voi ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi alla newsletter per non perdere tutti i prossimi video. Ciao!